Ci troviamo nei laboratori del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale. È una fondazione che è nata nel 2005 come centro di ricerca, sperimentazione e formazione nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali. Il Centro Conservazione e Restauro occupa le scuderie alfieriane della Reggia di Venaria, ossia le scuderie realizzate nella seconda metà del Settecento, in questo grande complesso patrimonio UNESCO della Reggia di Venaria Reale, che era una delle residenze della famiglia Savoia. Il nostro centro è stato costruito tenendo insieme laboratori di restauro, laboratori scientifici e biblioteca e archivio. I laboratori di restauro oggi sono 9, si distinguono per la tipologia di materiale di cui si occupano. Quindi abbiamo dipinti murali e manufatti lapidei, arredi lignei, dipinti su tela, dipinti su tavola, carta e fotografia, tessuti e cuoio, metalli, ceramica e vetri e arte contemporanea. Dentro i laboratori scientifici operano chimici, fisici e biologi che sono specializzati nella diagnostica scientifica sui beni culturali. Io credo che quando parliamo di conservazione dobbiamo guardare a un'azione più quotidiana sui nostri beni, più ordinaria mi verrebbe da dire. Deve essere una mentalità e una disciplina orientata al prendersi cura quotidianamente e costantemente del patrimonio culturale. Se facciamo una fotografia della nostra fondazione ad oggi, più dell'80% delle persone che vi lavorano sono donne. Spesso ci si chiede perché. Non so individuare tutte le ragioni, forse anche di natura sociologica, culturale, che portano a questo. È vero però che ci sono alcuni aspetti della nostra pratica quotidiana che io vedo molto in sintonia con la dimensione femminile. C'è per esempio un'attitudine di estremo rispetto nei confronti dell'opera, cui viene sempre lasciato il posto in prima fila. Quindi l'opera viene sempre prima delle proprie ambizioni, delle proprie intenzioni, si agisce rispettando la natura dell'opera e quello che l'opera ci fa capire nel momento in cui interveniamo su di essa. Un altro aspetto sicuramente risiede anche nei tempi di esecuzione del lavoro, che sono tempi estremamente lunghi, sedimentati, dove minuto per minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, si interviene sull'opera aspettando che l'intervento faccia il suo corso. Non sempre si ha un risultato immediato, è la disponibilità a lasciare che l'opera autonomamente quasi giunga al proprio stato di conservazione ideale.